tutti, oggi sono qua per parlarvi del primo fumetto di una nuova serie manga pubblicata qua in Italia da Star Comics che mi ha lasciato un po', diciamo che un parere abbastanza vivace in merito a questa storia, per cui ho deciso di fare questo video in cui vi parlerò inizialmente della storia senza fare alcuno spoiler, delle tematiche trattate, i personaggi e via dicendo, e una seconda parte invece più discussione in cui entrerò più nel dettaglio nella storia per dirvi bene che cosa mi è piaciuto o non mi è piaciuto di questo fumetto. Il titolo in questione è PME di Maki Miyoshi, come vi dicevo edito dalla Star Comics al prezzo di 4,50€. Si tratta del primo volume di una serie che è in corso in Giappone e conta attualmente 12 volumi. La protagonista di questa storia è Kako, una ragazza liceale di 16 anni. Un giorno viene trascinata da una compagna di classe in un incontro fra adulti, diciamo, con ragazzi più grandi. Questo perché la sorella della sua amica aveva organizzato appunto questo incontro perché è fissata, vuole trovare assolutamente marito, ma mancavano delle ragazze e quindi queste due liceali si fingono 22 anni in modo da poter partecipare all'incontro e durante questa uscita di gruppo Kako prende una cotta per un ragazzo in particolare. Kota ha 23 anni, anche lui sembra abbastanza interessato a questa ragazza, ma già nella loro prima uscita Kako viene scoperta, non ha in realtà 22 anni ma appunto 16. Il ragazzo si allontana immediatamente da questa ragazzina, fa in modo che ritorni a casa e cerca di prendere le distanze da lei. Questo perché si scoprirà il giorno dopo, lui è un poliziotto. Nonostante questa scoperta, Kako rimane fissata con questo ragazzo e cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a lui, mentre lui d'altro canto cercherà di prendere le distanze perché appunto non solo ci sono diversi anni di differenza, ma lui appunto è un poliziotto. Date queste premesse mi aspettavo una storia abbastanza frivola e leggera di intrattenimento e così si è rivelato questo primo numero, almeno nelle prime pagine. La storia infatti è abbastanza buffa perché si basa comunque sui classici fraintendimenti dello shoujo, partendo ad esempio dall'età della protagonista. Ci sono vari fraintendimenti anche per quanto riguarda gli scambi di battute che hanno i due protagonisti, ovviamente non entro molto nel dettaglio per non farvi spoiler, comunque c'è questo gioco che se vi piace il genere shoujo sicuramente non vi dispiacerà nemmeno in questa storia, ma anzi creerà un po' di comicità, diciamo. Inoltre una cosa secondo me molto buffa è anche come viene disegnata la protagonista. Già nella copertina ha una faccia abbastanza... a me viene da definirla un po' creepy perché sembra proprio ossessionata da questo ragazzo, però in realtà è molto buffa perché lei fin da subito si ossessiona tra virgolette con questo ragazzo e proprio prende una cotta, una vera e propria sbandata per questo tizio. Stranamente anche lui, nonostante l'abbia vista una sola volta e nonostante non si siano mai parlati veramente, sembra comunque interessato, ma prende immediatamente le distanze quando scopre che è appunto minorenne. La storia si presenta come un classico shoujo scolastico. Uno dei protagonisti è vero che è più maturo, più grande, ma in realtà si comporta abbastanza come un ragazzino. Ha degli atteggiamenti magari più premurosi perché si tratta comunque di un poliziotto. Ha molto a cuore la sicurezza di questa ragazza, quindi si comporta un po' come fratello maggiore per intenderci. Però in realtà sotto altri punti di vista si rivela essere un po' ragazzino. Per quanto riguarda i personaggi di questa storia, oltre ai due protagonisti, in realtà non ci sono altri personaggi, c'è l'amica della protagonista che si vede nel momento del bisogno, che la aiuta, diciamo, in questa sua disperata, possiamo chiamarla, missione di avvicinarsi al poliziotto che invece cerca in tutti i modi di allontanarsi, di evitarla il più possibile. Però a parte questo, i personaggi principali sono appunto i due protagonisti. Si parla più che altro di primo amore, cotta da liceale, ma in realtà non si entra molto nel profondo per quanto riguarda i sentimenti. Si gioca molto su scambi di battute, incontri casuali, momenti di pericolo in cui viene salvata ovviamente dal poliziotto. È effettivamente un manga leggero, frivolo e devo dire nelle prime pagine mi stava intrattenendo, comunque non mi dispiaceva questa leggerezza. Non tutti i fumetti devono essere per forza pesanti o molto profondi. Ogni tanto ci sta anche qualcosa di questo genere, però sono rimasta molto indispettita e arrabbiata da un certo punto in poi perché la storia accelera molto bruscamente, succedono una serie di eventi che non riesco a spiegarmi, che sono totalmente irreali a parer mio e che non
Non capisco soprattutto Messi nel primo volume. È come se la storia fosse già finita. Quando ho scoperto poi che ci sono 12 numeri e la storia ancora non è terminata, io non riesco a immaginarmi che cosa si possa essere inventata l'autrice per continuare a rendere interessante questa storia, per continuare questa specie di rapporto che si crea fra i due protagonisti. Ed è una cosa che mi fa arrabbiare perché è un fumetto strapieno di stereotipi, partendo ad esempio dalla sorella dell'amica della protagonista. È una ragazza di poco più di 20 anni, 22-23 anni, quindi giovane, che però è super fissata con voler trovare marito. E in generale le ragazze di quell'età vengono dipinte come ragazze interessate esclusivamente ai ragazzi, a voler trovare l'uomo perfetto, a volersi sposare. È una cosa che ricorre in diversi fumetti, non c'è soltanto in questo, però mi ha dato particolarmente fastidio perché sono stufa di questi stereotipi. Anche perché non ci trovo nulla di male nel avere un certo tipo di pensiero riguardo all'amore, riguardo al volersi sposare, eccetera. La cosa che non sopporto è la competizione spietata che c'è fra le ragazze. Motivo per cui spesso mi ritrovo ad apprezzare maggiormente, ad esempio, gli shonenai rispetto ad alcuni shoujo, perché questa competizione spaventosa, terrificante, l'invidia fra ragazze mi infastidisce molto perché sfocia spesso in atteggiamenti molto aggressivi e in cattiverie gratuite che non sono più disposta ad accettare. Quindi è una cosa che mi ha dato fastidio inizialmente, però ci sono passata sopra perché comunque ero all'inizio del fumetto, la storia non mi stava dispiacendo. Purtroppo però il rapporto che si crea fra i due protagonisti, ovviamente non sto facendo spoiler tutto quello che succede nella prima metà di questo primo volume, non c'è una vera e propria interazione fra i personaggi, non si parlano, se non ad esempio di come è andata oggi a scuola, stai attenta, ma non c'è un vero e proprio interesse a scoprire l'altra persona, a sapere quali sono i suoi interessi, che cosa fa nella vita, se è figlio unico, che la famiglia, perché è andato a vivere lì, cioè veramente cose basilari. Non c'è interesse nel volersi scoprire, non si capisce da dove sia nato questo interesse, magari un colpo di fulmine, ci può stare, però dopo di quello normalmente c'è un minimo di interesse a voler stare insieme, a voler approfondire la conoscenza. In questo caso invece no, questo interessamento si basa sul nulla, che è una cosa che a me dà molto fastidio perché non la riesco a capire, mi fastidisce particolarmente. Quindi per me ha assunto dei toni veramente assurdi questo manga, motivo per cui non credo che lo continuerò, ma in generale non capisco come l'autrice sia riuscita a creare interesse, a portare avanti la storia per 12 volumi, perché in questo primo succede già bene o male tutto. Se siete curiosi di leggere questo primo volume, vi consiglio di terminare la visione di questo video in questo punto, perché da adesso in poi entrerò un po' più nel profondo facendo qualche spoiler in merito sempre al primo volume. Questo per spiegarvi meglio i motivi che mi hanno fatto arrivare a questa decisione, che non mi hanno fatto apprezzare minimamente il manga. Dunque, come vi dicevo, non c'è interesse fra i due ragazzi, o meglio, sembrano attratti l'uno dall'altra, ma effettivamente non si parlano, non c'è una vera e propria interazione. C'è da parte della ragazza una sorta di ossessione che non mi è piaciuta nei confronti di questo ragazzo, che in realtà si comporta secondo me in maniera abbastanza normale e gentile, non fa trasparire effettivamente un vero e proprio interesse nei confronti della ragazza. È molto premuroso, ma come vi dicevo potrebbe trattarsi anche semplicemente delle classiche premure da fratello maggiore. Lei invece non si sa per quale motivo, inizialmente sembra abbastanza tranquilla nei confronti di questo ragazzo, ma poi improvvisamente impazzisce, ne è veramente ossessionata, tanto da far ruotare tutta la sua vita attorno a questo ragazzo. E va bene, non è una cosa nuova negli shoujo, però mi ha dato abbastanza fastidio. A un certo punto il ragazzo si impone in un qualche modo, strano perché sembra avere una personalità molto debole all'interno di questo fumetto, e le dice chiaramente che non possono stare insieme perché lui è un poliziotto, non può stare con una minorenne, io aggiungerei non vi conoscete nemmeno, magari scambiatevi due parole, approfondite prima di mettervi insieme. O no? Lei
ovviamente depressissima, risbuca fuori l'amica che abbiamo incontrato solo all'inizio ed è servita a fare incontrare i due protagonisti, torna in questo caso per consolare l'amica, quindi anche in questo caso un personaggio totalmente inesistente, ma ha una sua certa utilità. Cerca di tirare su di morale l'amica, Kako, la nostra protagonista, la classica protagonista degli shoujo insopportabile a parer mio, che in realtà non fa nulla per dimenticare questo ragazzo, continua ad esserne ossessionata, fino ad arrivare a un momento abbastanza pericoloso, diciamo comunque critico all'interno della storia, per cui si ritrova in ospedale. Il poliziotto la segue, le ripete che non può essere il suo ragazzo, lei disperatissima piange, però poi lui dice: forse non mi sono spiegato bene, non posso essere il tuo ragazzo, l'unico modo che abbiamo per stare insieme è sposarci. Cosa? Ma seriamente? Ma io tipo sono rimasta basita, ma... eh? Lui dovrebbe rappresentare la parte matura di questa storia, ha 23 anni e si comporta in maniera abbastanza adulta. Ma questa uscita senza senso, perché non conosci questa ragazzina, si comporta come una ragazzina, non dà nemmeno l'idea di avere una propria personalità, cioè sembra un personaggio insulso, però in qualche modo sei interessato da questa persona e quindi la vuoi sposare. Mi sembra tutto logico, effettivamente. Ripeto, non si parlano, non si conoscono, però decidono di sposarsi. Vanno dalla famiglia di lei e i genitori sono d'accordo, cioè è una cosa normalissima. Vedi per la prima volta un ragazzo che dice di voler sposare tua figlia di 16 anni, tu sei d'accordo, non hai obiezioni in merito, ovvio. Il padre di lei in realtà ha qualche piccolo dubbio, infatti li segue la prima volta che escono fuori insieme, si scontra anche con questo ragazzo, dopodiché decide che effettivamente lui la merita, lui è un bravo ragazzo, è veramente interessato a sua figlia, quindi potete sposarvi, però non potete andare a vivere insieme, fino al diploma lei dovrà vivere con i genitori. Sì, ha tutto pienamente senso, giusto. Il primo volume poi si chiude con questa scena bellissima del ragazzo che saluta la sua futura sposa, sale in ascensore e all'ultimo secondo la trascina con sé in ascensore per poterla abbracciare. Questa mini fuga d'amore in cui lui non si riesce a scollare da lei perché dice che vuole rimanere attaccato a lei il più possibile. Per tutto il manga invece non si sono parlati, non si sono nemmeno sfiorati, nessuna allusione, nessuno sguardo, però lui cottissimo, la vuole sposare, la vuole abbracciare e lei ovviamente sviene. Ah, bene, una storia romantica d'altri tempi, insomma. Io riconosco che in questo fumetto ci siano comunque diversi stereotipi, diverse cose che ci sono anche in altri manga. Io personalmente ho trovato che la storia corresse improvvisamente troppo. Cioè già nel primo volume loro sono promessi sposi. Va bene. Quindi in che modo l'autrice renderà poi interessante la storia? Perché noi sappiamo già che prima o poi si sposeranno. Forse entrerà in gioco un altro ragazzo che si metterà fra i due. Forse lui, il poliziotto, avrà dei ripensamenti. Forse i genitori si sveglieranno da questo incubo e capiranno che ci vuole del tempo per conoscersi? Non lo so. Sinceramente non ho nemmeno tanta voglia di scoprirlo, quindi non penso che continuerò questo manga, ma sono rimasta sconvolta perché inizialmente, come vi dicevo, la storia è frivola, però intrattiene perché comunque è simpatica. Dalla metà in poi... non lo so, non riesco nemmeno io a spiegarlo. Ok che è una storia leggera, ma per me è veramente troppo troppo superficiale, si corre troppo ed è no, per me è no. Sono basita ma soprattutto arrabbiata perché penso che al giorno d'oggi, visto che abbiamo letto e riletto tante storie più o meno uguali, la società comunque è andata avanti, ci sono tante cose che si sono mosse, ricadere continuamente negli stereotipi, portandoli avanti in maniera così accanita, non fa bene, secondo me, non aiuta a crescere, non aiuta a portare avanti il fumetto e a renderlo più attuale e più credibile. Quindi
Io sono basita per la storia in generale, ma soprattutto mi fa rabbia perché poteva essere l'occasione per creare una storia più profonda. Magari andando avanti si smuoverà qualche cosa, io questo non lo posso sapere, ma questo primo volume, sinceramente, è la cosa più lontana da me che io riesca a immaginare. Ovviamente se vi piacciono le storie un tantino trash, frivole, volete veramente qualcosa di leggero, non è una lettura così brutta. Questa era quindi la mia opinione su PME. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi incuriosisce, se lo avete già letto, in questo caso che cosa ne pensate. Io ho spulciato su MyAnimeList, un social dedicato ad anime e manga, ho visto che ha una buona votazione, fra il 7 e l'8, considerando che il massimo è 10, direi che piace abbastanza all'utenza di MyAnimeList. Io invece no. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!